Avevi raccontato questa Fiorentina alla vigilia dicendo una squadra fastidiosa, mi sembra che abbia dimostrato tutte le qualità questa sera, tutta questa capacità di essere un avversario rognoso da andare a gestire, però sia stata una grande Inter per vincere con merito questa partita. Secondo me l'Inter ha fatto molto bene, meno la qualità di fraseggio che ha, di possesso palla che ha fatto vedere in molte partite, e lì ci abbiamo perso molti palloni stasera, dove poi la Fiorentina ci ha creato dei veri problemi e abbiamo poi perso tanti metri, tanta corsa a scapito della lucidità per andarli a riconquistare, per fare poi faticare gli avversari. Un quarto d'ora, i primi 15 forse più dopo che hanno trovato in maniera un po' episodica quel gol un po' di difficoltà, poi c'è stato un momento in cui hai proprio dato una carica, la squadra è ripartita, qualche cambio, e da quel momento una squadra voleva assolutamente vincere ed era l'Inter. Secondo me noi siamo stati in campo per vincere la partita, pur ogni tanto perdendo di ordine, ma l'intenzione è stata quella. Abbiamo rischiato anche in delle situazioni importanti, poi anche la Fiorentina ha trovato il gol del pari, perché non è che abbia sfruttato una situazione pulita, è venuto un po' casuale con una deviazione, per cui dico che loro sono stati veramente bravi, sono una squadra forte, gioca un buon calcio, noi gli abbiamo concesso un po' di palleggio che non dovevamo. Però abbiamo creato altrettante situazioni da gol e ne abbiamo fatte altri due. Alberto? Soprattutto nel primo tempo, mister, buonasera. Soprattutto nel primo tempo l'Inter è riuscita a giocare tanto in verticale, forse mai come era riuscita a fare nelle altre partite. Nel primo tempo, con due passaggi, siamo riusciti a ribaltare l'azione. Forse finalmente contro una squadra che si apre un po' di più, riuscite a vedere l'Inter che le piace di più. No, la Fiorentina è una squadra che si apre, la Fiorentina ti viene a pressare alto, te la viene a prendere, e noi quando siamo riusciti a fare questi passaggi in verticale si sono trovati poi lunghi e larghi perché vengono. In dei momenti ci abbiamo perso palla e allora è stato un problema poi andare a ricomporre e andare poi a riconquistargliela, perché loro con questi tre difensori e mezzo, come poi qualche volta abbiamo provato a fare anche noi con meno risultato, perché loro giocano veramente bene, ci ha messo un po' in difficoltà. Se però la palla l'avessimo gestita noi, li costringiamo a difendere a 4, li costringiamo ad ammucchiarsi, allora non vanno a ritrovare quelle distanze e quelle misure che nella composizione hanno creato problemi a qualsiasi avversario. Ila? Mister, 450 panchine da allenatore in Serie A, dunque complimenti anche per questa vittoria. Festeggiato al meglio, però non c'è tempo per riposare, perché già sabato sera si torna a giocare contro il Cagliari, quindi bisogna già pensare alla 451, giusto? Sì, perché stasera mi sono comportato bene, per cui non ho non mi mettono dietro la lavagna. Allora fa numero, perché sono tante le partite, segno che insomma un po' di esperienza ce la siamo fatta, per cui cerchiamo di metterla a disposizione dei ragazzi e dell'Inter. E ora la classifica è migliore dell'inizio e sono contento, perché poi la squadra è salita in molti elementi, da un punto di vista fisico e da un punto di vista di mentalità. Anche delle intese, mi permetto di aggiungere. Segnano tanti in questa squadra, perché oggi altri due che non avevano segnato. Se aggiungiamo Asamoah e Nainggolan, o perlomeno Asamoah, che aveva fatto comunque un gol, cioè incominciano a esserci tante soluzioni. Vessino che entra sempre dentro, è un problema per gli avversari avere uno che ti entra sempre di testa in quella maniera. Tante soluzioni, mica male. Tante soluzioni, perché è così, perché la squadra ce l'ha queste qualità. L'anno scorso non siamo riusciti a prenderle tutte, quest'anno sono aumentate e vedo che stiamo riguadagnando anche qualche situazione trascorsa e passata, per cui è una doppia felicità. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Buona conferenza. Grazie. Allora c'è la conferenza, mica finito Spalletti, il mister ancora. Sì.